sono Daniela Oliva e ho il compito di tenervi desti, almeno di controllare che nessuno si ne approfitti e di coordinare questo tavolo, il che significa essenzialmente in buona parte fare anche il vigile e tenere soprattutto i tempi, perché siamo in tanti. È una cosa bellissima, stupenda, però per consentire una partecipazione collettiva dobbiamo anche rispettare alcune regole. In questo complesso e delicato lavoro sono aiutata da Laura Ventidubbi e Luigi Bobini del Collegio Tecnico, che sono dirigenti della provincia e del comune, e Chiara Mattanti, che scrive qualsiasi cosa noi diciamo. Quindi attenzione. Allora, noi siamo qui per parlare, si vede bene, sì. Per trattare, come dire, del futuro di quest'area. Io non mi diffondo molto, però voglio ricordare a tutti, nel senso che avrete, come dire, occasione di confrontarvi con dati, informazioni, e quindi io passo oltre, però ricordo a tutti che noi stiamo parlando di questa terra, che è una terra vasta, parliamo di un ambito metropolitano. Io sono molto scomoda qui. E parliamo di una popolazione che è cambiata in questi anni, cambierà, non sappiamo, come dire, ci sono delle previsioni, ma come sapete le previsioni sono molto spesso uno stato d'animo, ovviamente il dottor Bovini non è d'accordo con me, però voglio dire, sappiamo che stiamo cambiando e siamo cambiati, quindi dobbiamo confrontarci con la possibilità che ci siano, come dire, diversi scenari sui quali dovremo lavorare. Noi siamo qui per, come dire, il piano strategico è stato concepito come una sorta di laboratorio progettuale. Come sapete ci sono 4 tavoli, siamo ai quali vi siete iscritti. Il nostro tavolo, che è il tavolo di benessere e coesione sociale, che è un tema estremamente vasto, conta ben 208 iscritti e come vedete siamo, come dire, questo abbiamo tentato un po' una classificazione delle organizzazioni che si sono iscritte. Come vedete siamo in tanti e molto differenziati. Faccio una premessa, tutte le diapositive che vi facciamo vedere oggi, o meglio che non vi facciamo vedere oggi, perché cercheremo di essere molto più brevi per consentire anche un primo spazio di reazione a voi, le troverete sul sito, quindi tutta la documentazione viene messa a disposizione, non importa che prendiate appunti, credo freneticamente le persone che cercano di scrivere quello che noi diciamo, ma non importa. Noi vogliamo, come dire, il piano strategico questo piano strategico è una cosa speciale, perché viene fatto in un momento di crisi, perché viene fatto in un momento in cui, come dire, c'è anche una certa sfiducia, non mi attardo sugli ultimi eventi che tutti conoscete, e perché tutti sono molto pronti a protestare, a chiedere, ma forse non tutti sono pronti a dare. Tutti voi che siete qui iscritti siete sicuramente pronti a dare un contributo, e questa è la parte bella. Siamo portati a dare un contributo molto complesso. La situazione è, come dire, vivere oggi in una società, costruire il futuro è una cosa molto complicata, ma noi cerchiamo di farcela. E cerchiamo di farcela, come dire, il metodo qui non è una cosa irrilevante, cioè la discussione è un elemento molto importante per noi, non è un ostacolo, e quindi ci prenderemo il tempo necessario, senza perdere tempo, però ci prenderemo il tempo necessario, non oggi, perché oggi è dedicato, come avete visto dal programma, a dare un primo quadro di informazioni, e quindi oggi lo spazio per intervenire non sarà elevatissimo, ma dalla prossima volta invece ci sarà uno spazio assolutamente ampio. Perché non va avanti? Ok, allora, proprio perché diamo molta rilevanza alla discussione abbiamo delle regole, vi è stato consegnato un foglio che a casa leggerete, dove ci sono tante regoline che consentono però una partecipazione attiva e costruttiva.
In generale, vi richiamo solo quelle più rilevanti. Abbiamo posto un limite alle iscrizioni perché, come vedete, come dire, è molto difficile poi progettare essendo in tanti, per cui chiediamo che la partecipazione avvenga essenzialmente attraverso un referente costante, proprio per evitare che la discussione tutte le volte ricominci da capo, anche se ovviamente è possibile come dire, avere un delegato, un sostituto ogni tanto. Oggi vi chiediamo, oggi ma anche le prossime volte, temo sicuramente oggi, di fare degli interventi che non superino i 5 minuti. Ci sarà una meravigliosa sveglia che farà un trillo spaventoso che vi dirà che sono passati 5 minuti. Alla fine delle presentazioni del report vedrete delle signore in sala che potranno raccogliere il vostro fogliettino di prenotazione, o se no lo consegnerete. E oggi vi faremo, come dire, consentiremo gli interventi fino all'ora stabilita, alle 19:30 dobbiamo assolutamente andare via. Chi non riesce a parlare oggi sarà iscritto automaticamente la prossima volta. Ecco, una cosa molto importante è che gli interventi che fate vorremmo che fossero assolutamente costruttivi, quindi vi preghiamo di non intervenire criticando quello che ha detto la persona prima di voi, ma di intervenire solo per dare un contributo costruttivo. Questo è fondamentale perché altrimenti, come dire, non si lavora in un clima adeguatamente costruttivo.